Ma io sono a fuoco. Ma io vado a fuoco. Questi capelli sono soltanto fuffa. Chi schiava fatta? Mi interesserebbe... Ciao, buongiorno, buonasera. Lo so, la mia poracciaggine e la mia disperazione non ha limiti. Ho chittato un attimino una situazione di luci decenti per fare un mi preparo con voi versione notturna, perché in realtà è sera e io sto per uscire. Oh, ma che schifo! Qua dietro? Oh, niente, non fateci caso. È tipo scoppiata una guerra punica, una sorta, una specie di apocalisse primordiale. Alla mia faccia sbattuta e senza trucco ormai siete abituati, perciò non siamo tra amici, siamo tutti una grande famiglia, non devo neanche stare a giustificarmi, non è vero? Vero. Io non la sopporto più. Che dorci. Allora, cerchiamo di darci un tono. Sono anche tipo in ritardissimo. Un ritardo mondiale proprio, mondiale. Oggi chiacchieriamo un po' a cazzo di cane. Non è meraviglioso? Sì. Dunque, vi volevo dire innanzitutto che in questo momento, mentre voi state guardando il video, io sono sul set del mio primo giorno di riprese del videoclip del Mago di Oz. Grandioso. Che praticamente è il secondo videoclip che giro ispirato alle favole. Il primo era Cappuccetto Rosso. Ormai lo sapete tutti. Se volete vederlo, il link sta alla fine di questo video. Probabilmente oggi in giornata magari vi posterò anche delle foto direttamente dal set, se sopravvivo. Va verso la luce. Allora, ma torniamo a noi. Volevo rispondere un attimino alla valanga di commenti che ho ricevuto sotto al video tag sulle serie TV riguardo a The Walking Dead e Breaking Bad. Ragazzi, momento. Io non ho mai visto Breaking Bad e Walking Dead. Cosa? Lo so, cioè non è che non l'ho mai vista perché non le voglio vedere, ma semplicemente perché ancora non ho avuto occasione di iniziarle. Però giuro che le inizio, nel senso, se mi dite che sono così fighe, me lo state dicendo tutti. Però me dovete dire perché, me dovete scrivere perché vi piacciono, scusate. Non mi avete ancora convinto. Tu prima o poi lo trovi chi ti ammazza. No. Poi, alcuni di voi hanno notato che negli ultimi due video avevo tipo uno sfondo bianco paradisiaco qua dietro. Perché? In realtà ce n'ho anche uno nero da usare e uno verde. Sì! È il mio regalo a me per il mio compleanno. Che comprende i due ombrelli fotografici e vari sfondi che posso mettere sul di dietro. Che frego. Sono felice come un re. Cioè, nel senso, io mi rendo conto che siete molto affezionati al divano rosso. Ciao, divano. Oh, ma mo che c'ho sto regalo? Me lo volete far usare un pochetto? Muccio una fissa! Come quando uno arriva una cosa nuova, la voglio usare a tutti i costi! E in fondo me lo usare! Oh mio Dio, quant'è noiosa! Allora, ho pensato così, facciamo un compromesso. Gli sfondi li uso per i video professional. Smettila! Che ne so, tipo le cinerubriche... Professional... Li faccio ridere da sola. Magari i tag, mi sono spruzzata il correttore, non lo so, anche nel naso. Ah, oh, signore. E poi magari se... Oh mio Dio, un bobone raro. Che bella ragazza che sono. E poi invece quando si tratta tipo di fare video più pecorecci, tipo questo, cioè mi preparo con voi, oppure le cucine da incubo, lasciare lo sfondo da prima guerra mondiale. Che ne pensate? Così io mi diverto con i miei sfondi colorati, che bello! Come i bambini col giocattolino nuovo. E voi non dovete rinunciare al vostro amato divano. Che graziosa quest'idea. Niente, fatemi sapere che cosa ne pensate. E sì. Vi volevo dire che alla fine di questo video vi lascio alcune inquadrature, alcune immagini, alcune riprese così che ho fatto durante la seconda giornata di prova costumi con gli attori per il Mago di Oz. Sì, così, niente, sempre per quell'idea di rendervi partecipi, di far vedere che cosa stiamo facendo. Oh. Vedrete alcuni di noi, cioè le maestranze, quelli che stanno dietro il set, e poi degli attori, ne compaiono solo tre: Valerio che interpreta l'uomo di latta, Luigi che interpreta il leone e Lorenzo che interpreta il mago. Ma a parte questo, vi volevo chiedere un'altra cosa. Visto che tra un po' sarà Halloween, o Halloween, ma che ne so. Come mai io che ne so, sono un orso, stacco la testa ai pesci. Ah, questa è una citazione. Chi se la ricorda, cioè è un genio, un vero artista. Perché questa non è facile da individuare. Ma io sono un orso, stacco la testa ai pesci. Vediamo se qualcuno si ricorda questo film. Non ne ho mai parlato, o forse sì. Non mi ricordo.
No, mi pare di no. Vabbè, insomma, Halloween, stavamo dicendo. Da che mi posso vestire? Qualcuno mi vuole dare un consiglio? No. Perché io avevo pensato, mi volevo vestire tipo da infermiera zombie. Tipo quelle di Silent Hill. Però volevo mettere un costume da infermiera nero. Cioè, oppure, se no, non lo so, tipo voi da chi vi vestite Halloween? Cioè fate qualcosa, andate a qualche festa? Perché io in realtà sto progettando il costume ma non sono stata ancora invitata a nessuna festa. Non hai nessun amico. Oddio, mi metto l'eyeliner o mi metto la matita? Queste sono domande esistenziali, segreti di Fatima. Eyeliner, quindi tra poco mi eclisserò qui dietro lo specchio, perché è un lavoro molto delicato, dovete capire che è una cosa veramente molto complicata. Non tutti sono in grado di mettere l'eyeliner, tantomeno io. Comunque, 26 anni bruciati nel vento. Però, insomma, questa cosa molto importante, no, fermi tutti. Momento. Mi devo mettere l'eyeliner, stop. Beh, l'ho messo malissimo, sembra che ho gli occhi strabici, ma ormai è andata. Dove diavolo è la matita nera? Eccola. Mettere la matita nera e parlare mi farà diventare un panda tra poco. Oddio, no, non ridere. Smettila, mi deprimi. Vi interesserebbe se facessi un video invece che la mia collezione di smalti, la mia collezione di rossetti, la mia collezione di vibratori? Mi interesserebbe se facessi un video nerdissimo tipo la mia collezione di manga giapponesi. No. No, è così, veramente, è sondaggio, voglio capire, perché se vi interessa io lo faccio, se è una cosa che magari è un po' troppo nerd, senza offesa per i nerd. Offesa. Io non lo faccio e parliamo d'altro. Cioè, manga non li leggo più purtroppo da tipo 8 anni quasi. Però quando ero ragazzina, quando ero un adolescente, per tutti i maschi tranquilli, è un piegaciglia, non sto cercando di cavarmi i bulbi oculari. Quando ero adolescente ne ho comprati davvero tantissimi e ne ho letti veramente parecchi. Forse sono un po' datati, perché è roba di almeno 10 anni fa. Non lo so, voi tipo potreste scrivermi quali sono i vostri fumetti preferiti, così io vedo se ce li ho e quindi se è interessante fare un video sui fumetti. Carissimi, mi sdo? Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!